Bentornato amico per il nostro secondo appuntamento settimanale con il paranormale. Ti ricordo che se vuoi godere appieno dell'atmosfera che si andrà a creare, cerca di guardarlo da solo, in una stanza buia indossando le cuffie e mettendolo a schermo intero. In ogni caso, ora iniziamo. Il primo video di oggi viene dalle Filippine, girato da una donna che si chiama Mary De Riz. La ragazza è una studentessa di infermieristica che si trova in casa con suo fratello e sta girando un video dimostrativo per il suo esame finale. E questo è ciò che è accaduto. 1, 3, go. Okay, now that I have introduced myself to the patient, verify the client's... Now that I have introduced myself to the patient, explain the procedure and ask for his consent. Verify the client's identity and provide... Ano ba ton? Sige na. Otra. 1, 2, 3, go. Now that I have introduced myself to the patient... Now that I have introduced myself to the patient... Prima, le luci vibrano e poi, anche se non inquadrata, una porta dell'armadio si apre di colpo da sola, spaventando a tal punto Mary ed il fratello, che escono fuori dalla stanza correndo. Dopo questo avvenimento Mary registra l'armadio, ma la cosa si fa ancora più strana. So this is where it all began and this is the cabinet. And I'm actually very afraid to touch it or open it. I'm very sorry for the mess. So as you can see, this cabinet is full of clothes and no person can actually, oh my gosh, fit inside here. And this is where my brother stood. And this is the light switch. So my brother was videotaping me. Filming here. I was standing here and my brother was standing here. And the lights actually started to flicker before the cabinet opened. And actually before that, we were actually experiencing weird things. Oh my gosh, I'm very scared. But this is what it looks like inside. Tabi-tabi po. No person can actually fit inside here. It was actually me and my brother inside this room. Mary racconta che ormai è talmente spaventata che non riesce più a dormire in camera sua e probabilmente ha ragione. Perché nel secondo video si può sentire una voce molto strana. And actually before that we were actually experiencing weird things. Comunque, dopo una settimana senza riuscire a chiudere occhio, Mary chiese aiuto su un forum di internet e decise così di posizionare una telecamera di sorveglianza che registrasse la stanza per tutto il giorno. Ed un pomeriggio, quando nessuno era in casa, la telecamera registra qualcosa di agghiacciante. La porta dell'armadio si apre e chiude da sola in modo violento, ma la cosa più spaventosa è quando ci si rende conto dell'ombra oscura che lentamente scende verso l'armadio. È un po' difficile da notare, ma schiarendo l'immagine diventa ben visibile. Mary ha anche un canale di YouTube, ma tutti i suoi video sono dedicati alla professione di infermiera e nulla ha a che fare con il paranormale. Inoltre, dice di essere molto scettica a riguardo e prima di ciò non le era mai accaduto nulla in casa. Potrebbe darsi quindi che sia successo qualcosa che non ci ha raccontato o che non ricorda. Se ci saranno aggiornamenti, ti terrò informato. L'esploratore del paranormale Donnie Drunkard crede che casa sua in Canada sia infestata da un'entità oscura che lo ha seguito fino a casa dopo una delle sue investigazioni all'interno di un cimitero.
ha già registrato figure oscure e inspiegabili ed oggetti che si muovono da soli, cose che hanno spaventato sia lui che il suo cane. Durante uno dei suoi video in live ha puntato anche una telecamera SLS verso un ripostiglio nel suo seminterrato, e questo è ciò che ha ripreso. Se queste scene ti sembrano familiari, è perché te le avevo già mostrate in un video precedente, ma dopo questi eventi spaventosi, l'attività paranormale in casa sua non è affatto diminuita, ed in uno dei suoi ultimi video in live, Donnie decide di fare quello che lui chiama rituale di esorcismo romano. Recita alcune preghiere scritte sul libro per allontanare l'entità oscura che infesta casa sua, e fa tutto in live, in modo che i suoi follower possano assistere a ciò che accade. Ma le cose si fanno più spaventose del previsto. Exorcism. That's okay. I'm gonna keep going. Lo Spirit Pod, o REM Pod di Danny, si attiva, ma non dà molta importanza alla cosa e continua a leggere il rito dell'esorcismo romano. È a questo punto che le cose si fanno spaventose. O God of heaven and God of earth, God of the angels and God of the archangels, God of the patriarchs. Eyes upstairs. Eyes upstairs. Eyes upstairs. Eyes upstairs. Eyes upstairs. Una delle telecamere fisse di Danny capta quella che sembra essere una figura semitrasparente che passa davanti al televisore. Alcuni pensano possa essere un demone, anche se è difficile da distinguere. Tu però, cosa pensi possa essere? È una manifestazione paranormale o solo un problema nella registrazione? Fammelo sapere con un commento. L'utente di TikTok e madre di due figli, Jessica Duffy, non è molto attiva sul social, ma c'è un video registrato dalla sua telecamera di sicurezza che è un po' difficile da spiegare. Nel video si possono vedere i suoi due figli in cucina che parlano di fantasmi e cantano la canzone del film Ghostbuster. Non si sa perché i bambini abbiano iniziato questa conversazione, ma a quanto pare i fantasmi stavano ascoltando ed i due piccoli sperimentano qualcosa di veramente terrificante. Quando dicevo che i bambini hanno sperimentato qualcosa di davvero terrificante, intendevo per loro. Infatti per la madre non si è trattato di nulla di paranormale. Semplicemente crede che una forte corrente di vento abbia sbattuto la porta. O forse no. Perché qualche giorno dopo è accaduta un'altra cosa, un po' più difficile da spiegare.
Il suono, che ha spaventato anche il cane, è stato provocato probabilmente da uno strano cortocircuito che è accaduto alla base del ventilatore da soffitto ed ha creato una scarica elettrica ed anche del fumo. Il giorno successivo Jessica chiama un elettricista per aggiustare il ventilatore ed evitare qualche incendio. Anche questo potrebbe non essere nulla di paranormale, ma accade solo qualche giorno dopo in cui i bambini avevano sperimentato quello strano evento. Che si tratti solo di una coincidenza, tu cosa credi? In caso di aggiornamenti, ti terrò informato. Un paio di settimane fa ti ho raccontato la storia di Mary Berg, la quale crede che un'entità oscura l'abbia seguita fino a casa dopo aver fatto un'esplorazione paranormale all'interno di un cimitero. Mary racconta che occasionalmente ha notato una strana figura umanoide nella sua proprietà che sembra avvicinarsi ogni volta di più a casa. Dopo questo evento, Mary decise di fare un'esplorazione in live per vedere se riusciva a captare quella strana figura. So these are the trees that keeps getting foggy. And it's actually kind of clear. Well, obviously you can't see the sky, but it's like super clear. La stessa figura oscura e fumosa appare molto vicino alla donna, ma lei non sembra notarla. Tu cosa credi? Si tratta dunque solo di una messa in scena. Un ragazzo di nome Brian Ramirez ha scattato una strana foto che assicura essere reale e dice di non riuscire più a dormire da quando l'ha vista. Infatti, è qualcosa che non vorresti mai vedere in casa tua. Brian dice che era solo in casa in quel momento ed era uscito un momento in cortile con il cane perché facesse i suoi bisogni e mentre aspettava che finisse guarda sopra casa sua nella finestra in cui c'è camera sua e questo è ciò che vede. Racconta di essere in shock in quel momento e di essere riuscito a scattare solo una foto molto velocemente con il cellulare, però quando ho guardato nuovamente verso l'alto la figura era sparita. Racconta anche che la casa in cui vive è molto antica e crede che in passato possa essere accaduto qualcosa di terribile lì dentro. Durante quest'anno, una serie di strani eventi sono accaduti in alcuni stati della Malesia. Varie persone hanno iniziato a segnalare che qualcuno o qualcosa bussava alla porta di casa a notte fonda, ma quando aprivano la porta, fuori non c'era nessuno. È successo a così tante persone che è iniziata a girare la voce che si trattasse di qualcosa di soprannaturale, e non solo in una regione, ma in vari stati, a centinaia di chilometri di distanza. Questi eventi sono stati riportati su larga scala, tanto che hanno iniziato ad apparire anche al telegiornale. E la cosa peggiore di tutte è che gli stessi eventi hanno di recente cominciato ad accadere anche nello stato vicino, le Filippine. Qualcuno che bussa alla porta a notte fonda. Thank you.
Questa volta, però, le strane bussate vengono attribuite ad una causa differente ma ugualmente inquietante. Testimoni oculari affermano che le bussate erano realizzate dai membri di uno strano culto che bussano di porta in porta nella speranza che qualcuno li apra per intrufolarsi in casa. Infatti, ci sono state varie segnalazioni nelle Filippine di persone che si intrufolano in casa e ci sono anche alcuni video di persone che cercano i membri del culto attorno a casa loro, ma non hanno mai trovato nessuno. Alcuni affermano che i membri di questo culto hanno dei poteri soprannaturali e hanno la capacità di sparire a loro piacimento. Queste segnalazioni sono state prese così seriamente che la Polizia Nazionale Filippina ha condotto anche un'investigazione, ma i presunti membri di questa setta non sono mai stati rintracciati. Sarà dunque che gli eventi che stanno accadendo in Malesia e Filippine sono collegati tra loro? O si tratta semplicemente di uno scherzo che è diventato di tendenza e preso poi seriamente anche dalle autorità? Probabilmente non lo sapremo mai. Fammi sapere però tu cosa ne pensi con un commento e non dimenticare di lasciare mi piace al video. Inoltre, se hai perso i video usciti in precedenza, mi raccomando, ricorda di recuperarli. Noi invece ci rivediamo lunedì con un nuovo video. Ciao!